È un sabato carico di adrenalina e di suggestioni, quello che ci apprestiamo a vivere al Paladomen per la 13ª ed ultima giornata del campionato nazionale di Serie B, girone G. Si affrontano Diaz, Biceglie e Castellana, calcio a 5, matricola del torneo nazionale cadetto. Ancora per Pedone, la piazza sul destro, prova la conclusione deviata in angolo. Attende il fischio dell'arbitro, arriva in questo momento il destro di De Tommaso, spedito in corner da Gian Antonio. Subito determinata la squadra di casa di Vincenzo, la conclusione deviata dal portiere ospite in fallo laterale. Con questo errore di Vela, prova la conclusione Ise, deviata ancora in calcio d'angolo. Oltre al portoghese Igor Darocia, si riparte subito, attenzione perché ci prova De Tommaso, trovando la provvidenziale deviazione in fallo laterale di Nico Pedone. A Deliso non si chiude lo scambio, ma poi arriva la conclusione alta sopra la traversa di Mauro Caggianelli. Ora in campo Joel Diaz, maglia numero 14. Ancora Diaz, anche lui prova a rendersi pericoloso con un sinistro deviato in calcio d'angolo. Ha provato con il mancino a sorprendere l'estremo rivale. Ci prova ora anche Deliso, che riparte con De Tommaso, la prolunga per Carrieri. L'ottima uscita di Gian Antonio. Ancora Ise, il pertugio per la battuta a rete in diagonale. Si oppone l'estremo castellaneta. Sia Ise, ancora Ise. C'è la carbonara su di lui, prova il diagonale. C'è la deviazione. Il panorama nazionale italiano, ancora pericoloso il Castellana con Mastrangelo sull'esterno della rete. Ancora Darocia, la conclusione e il palo clamoroso di Antonio Di Benedetto. A partir forte Caggianelli, il destro deviato oltre la traversa da Di Vagno. La carbonara per Salamida, il sinistro non distante dall'incrocio dei pali. Ruba palla molto bene la Diaz, riparte in superiorità numerica con il destro. Caggianelli si oppone Di Vagno. Poi la carbonara per Mastrangelo, l'uscita di Gian Antonio. Ise, l'imbucata per Di Benedetto, la rete di Walter Di Vincenzo, 11 primi, 16 secondi alla conclusione. La Diaz passa in vantaggio sull'imbucata di Di Benedetto. Ora la sfera dalle parti di Igor Darocia, che trova il raddoppio. Battuta, c'è lo specialista Walter Vera. Lo scambio con Nico Pedone, ancora Darocia per Diaz, il destro ad incrociare, pallone sul fondo. Darocia ancora, palo clamoroso da parte della Diaz. Ci prova ancora Ise per militanza lunghissima, e ora arriva il gol di Salamida su errore di Gian Antonio. Recupera palla Ise, la conclusione a fil di palo, e termina qui il match del Paladolmen. La sirena del 40esimo a sancire l'affermazione della Diaz, la prima con Leopoldo Capusso sulla panchina dei biancorossi, che si impongono nell'ultima d'andata 2-1 a danno del Castellana.